del Pescara ha fatto tanta densità perché siamo partiti all'inizio, abbiamo cercato bene qualche soluzione tra le linee con Bruno, con gli attaccanti, poi il Pescara ha capito e si è abbassato ancora di più, gli spazi tra le linee non ce n'erano e la squadra è stata brava ad essere fredda, a continuare a muovere così come nel secondo tempo e poi una soluzione la trovi. L'importante è non perdere la lucidità nel fare le cose. Questo ci ha anche messo nella condizione di prenderci qualche rischio, perché tante volte avevamo e Pavlovic e Sala molto alti e quindi ci siamo esposti a delle ripartenze, dove il Pescara lì è bravo, però bisogna rischiare qualcosa e bisogna farlo in quel modo lì, ma avere la pazienza di muovere. C'era spazio per buttare la palla. Questo che dicevi, no? Si è notato, c'è stato un bene rispetto ad ieri si parlava delle squadre più deboli, insomma, ecco, senza offesa per nessuno, su cui la Sampdoria aveva stentato rispetto ad altri. Altre volte forse non avete avuto questa necessaria pazienza, cioè allargandoli di più, cercando. Beh, abbiamo detto anche ieri, stiamo lavorando a soluzioni diverse, alcune cose vanno assimilate, vanno capite, alzare i terzini significa esporsi anche a contropiede, però stiamo lavorando su delle soluzioni alternative per avere anche possibilità di giocare in ampiezza oltre che tra le linee, ma per far questo poi ha bisogno di, ripeto, lucidità, serenità nel muovere velocemente la palla, anche facendo un passaggio in più, anche muovendo una palla in più in orizzontale per cercare di trovare lo spazio per poi verticalizzare. E la squadra è stata brava e matura nel far questo, nonostante che alcune volte, come dire, potesse essere un po' ristagnante quel modo di giocare, ma non si poteva fare altrimenti. Se vuoi trovare lo spazio per la giocata. Una cosa che ti volevo invece chiedere per concludere, avevi detto Fernandez vede dei passaggi che altri non vedono, ti riferisco per esempio al terzo gol, per dire, al di là del secondo ma il terzo, e poi sui tre attaccanti, Quagliarella che abbiamo fatto gol del terzo di fila, Schick che ha fatto un controllo che è forse più bello del gol e Muriel che comunque il primo gol l'ha fatto fare lui. Sì, ho detto che vabbè, Luis è in grado di crearsi una giocata perché è imprevedibile, Muriel, perché ha qualche pausa, ma poi anche delle accelerazioni, delle giocate intuitive. Fabio ha fatto una partita straordinaria, straordinaria nelle due fasi, perché ha fatto gol, perché ha corso, perché ha rincorso, perché ha tenuto palla, perché ha fatto sportellate. Si vede che è in un'ottima condizione fisica e mentale. E come hai detto tu, il controllo di Schick è stato più pregevole del gol stesso, perché è il controllo che gli ha permesso di fare gol. E Bruno credo che gli abbia dato quella palla in verticale, se non sbaglio, così come il gol di Fabio credo sia stato Bruno. Ecco, quando dico vede cose che gli altri magari fanno più fatica, mi riferisco alla sensibilità di rubare il tempo anche all'avversario e fare una giocata pericolosa. Buonasera, Paolo De Carolis, forzapescara.com. Una domanda che riguarda un aspetto strettamente statistico. Non ricordo se è la prima volta che Marco Giampaolo batte il Pescara in Serie A, la sua ex squadra, cioè la squadra con cui ha cominciato la carriera, la prima. La seconda, una cattivella, visto che abbiamo fatto il militare 5 anni a Cuneo insieme, te la devo fare. È quella di chiederti un giudizio tra il Pescara della prima parte della stagione, targato Oddo, e quello che hai incontrato oggi. Facile, facile, mister. Come Ne piace a noi. esco fuori facile. Mi tengo le altre. 5 anni di militare avete fatto la scadenza. Vabbè, con il Pescara sì, è la prima volta. Anche a Treviso ci siamo. Non era Serie A. È sempre una conquista la Serie A. E poi, la differenza,
in due momenti diversi. Massimo Oddo credo che praticasse più possesso, più ricercasse un po' la qualità, Zeman probabilmente più verticale, probabilmente. Ho visto è all'andata e al ritorno comunque alcune caratteristiche sono figlie dei due allenatori. Perché anche stasera idee di 4-3 alla Zema in maniera ci sono state e anche all'andata, ma non solo all'andata, perché poi ho visto anche qualche altra partita, le idee di dominare il gioco, di giocare o di essere padrone del gioco le ho riconosciute anche in Massimo Oddo. Grazie mister, complimenti che non sono mai di pronomi. Grazie a lei. Chiaro, siamo in pubblico. Mister, buonasera. Adesso la partita finita, ovvio, lo hanno già ricordato anche i tifosi, che tra una settimana c'è un'altra partita molto importante. La Sampdoria arriva a questo derby in condizioni diverse rispetto a quella d'andata. Che settimana si aspetta? Ho cominciato a pensarci un secondo dopo la fine partita. Noi ci arriviamo nella condizione migliore, perché comunque siamo reduci da una buona striscia di risultati, perché abbiamo vinto questa sera, ci arriviamo nella giusta condizione. Sono convinto, sicuro che questo derby poi si prepara da solo, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista delle tensioni che il derby si porta dietro. Noi cercheremo di preparare al meglio sul piano tecnico, tattico, anche perché il Genoa ha cambiato allenatore da un paio di domeniche, quindi ci sarà materiale per capire qual è la nuova filosofia del Genoa, però ci stiamo, ci arriviamo bene, è un colpo da non fallire. Mi hanno detto che sono tantissimi anni che non si vince il derby all'andata e al ritorno, non so, forse più di 40, no? No, no, Bellino l'ha vinto. In Serie A, però sono in Serie A, ah beh, qui è vero. E quindi abbiamo una grande chance di passare alla storia, quindi, come dire, va sfruttata, cioè, bisogna dare il massimo, il meglio, anche qualcosa in più. Siamo a posto? Ciao Paolo.